Muy ciao. Buongiorno, buon pomeriggio, buon. Io col mio ventilatorino di fiducia, antivampate e adesso anticalura, perché ragazzi è arrivata l'estate. Ahimè. Allora, innanzitutto mi scuso per i rumori molesti che sentite, però ho la porta finestra aperta perché fa un caldo della miseria. Allora, so che aspettavate tutti questo momento ormai da giorni, me si è ammusciato pure, aspettavate il tutorial su cetriolo. L'ho comprato che era un mattone e guardate, giorno dopo giorno si sta ammusciando. Perciò ho detto, prima che si ammosci del tutto, meglio che facciamo sto tutorial. Là, poi qua però come potete immaginare del cetriolo non gliene può fregare di meno. È lì che guarda fuori. Allora, innanzitutto bigotte, questo è più che altro per voi. Come vedete mi sono già messa questo. Mettiamo già per farvi capire che solitamente ve lo metto perché andiate a far qualcos'altro, invece questa volta lo metto perché sappiate che questo video è così. Ecco, messo la sirena anti-bigotte. Però questa volta vi invito, bigotte, a guardare questo tutorial perché rimarrete a bocca aperta. Sì, beh, con un cetriolo in mano e detto rimarrete a bocca aperta è un po'. No, chiudete la bocca. Mangiatevi un biscotto così la tenete chiusa, per voi non va bene questo. Però, allora, io guardo molto TikTok. Mi diverto a vedere quello che mettono. Ultimamente parlano molto di cetrioli. Me possino, è vero, chi segue TikTok lo sa. Ho visto chi li gratta e ci fa la salsa tzatziki, lì la ziki, quella roba lì. Ho visto che c'è chi lo tiene sotto il cuscino, non so perché, però lo tiene sotto il cuscino. C'è chi lo tiene nel cassetto del comodino. Anche quello non so perché, però c'è pure quello. Ho visto una addirittura che andava a un appuntamento col fidanzato, ce l'aveva in borsetta. Anche quello non so perché. Sì, veramente lo so, però evitiamo. Poi c'è un'altra cosa che ultimamente sta impazzando su TikTok ed è, allora, amiche, amici bigotte, prendete un cetriolo. Chi non ha un cetriolo a casa? Chi non c'ha, aia, chi non ce l'ha un cetriolo a casa? Se non ce l'avete, andate e compratevelo. Andate nella serra di un vostro amico, andate in campagna, cetrioli ci sono ovunque. Altrimenti, ecco che arriva. Amore, non ti piace il cetriolo? Vedi? Non ti piace il cetriolo? Vuoi il cetriolo? No. No, mamma di cetriolo non mi piace. Allora, prendete un cetriolo. Può essere anche di dimensioni più piccole. A me hanno portato questo, non so perché, io ho ordinato un cetriolo e mi hanno portato sta sberla qua. Ecco. Prendete un cetriolo. Ok? Uno. Prendete e lo pelate, io ne pelo un pezzo, lo pelate così, ok? Anche se resta qualche venatura, è normale, le venature è normale che ci siano. Anche questa sembrerebbe qualcosa di brutto, perché le venature anche là, vabbè. Così. Prendete
prendiamo la punta. Mo' questo vi insegna una roba del cetriolo. La punta, coltello, la punta, taglio netto la punta. Se non volete che il cetriolo sia indigesto, questo giuro non è uno scherzo, è la verità, voi vedete che nella punta butta fuori un'acquetta bianca. Mamma mia, veramente sembra un tutorial pornografico questo. Me lo manderanno in restrizione sto video, ma chi se ne frega. Comunque, nella punta butta fuori una roba bianca. Voi prendete il cappellotto e fate così, così, vedete? Fate così un po' di volte. Vi giuro, questa è la verità, eh. Se non volete che il cetriolo sia indigesto, fate così. Col cappellotto fate così sulla punta, ecco, così vedrete che non butta più non butta più fuori niente, ecco. Poi questo cetriolo prendiamo e facciamo così, taglio netto così. Poi da questo lo tagliamo, taglio netto così. Ecco, e andiamo a tirare fuori, non ho preso un cucchiaino, ma va bene lo stesso, andiamo a tirare fuori i semini che ci sono all'interno. Ok. Allora, voi dovete sapere che su TikTok, chi segue TikTok lo sa. Ultimamente fanno una cosa, dicono che se voi mangiate, provate a mangiare il cetriolo con lo zucchero è come mangiare il cocomero. Ditemi sotto se anche voi l'avete visto su TikTok, ce ne sono centinaia di sto video ultimamente che tutti provano se è vero, perché l'ha buttato fuori una americana, che mangiando il cetriolo bruciato nello zucchero il gusto è come l'anguria, il cocomero. Io mi sono incuriosita su sta roba, ho detto sarà vero, sarà falso, sarà Ferguson, cosa sarà? Proviamo. Così le bigotte che hanno a casa i cetrioli, che non ne sanno cosa fare, proveranno pure loro. Io mi sono già, vedete, piattino, mi sono messa lo zucchero e sono molto curiosa di vedere e provare se è vero che il cetriolo con lo zucchero sa di cocomero. Il 95% dei video visti tutti dicono, rimangono a bocca spalancata, e dicono che sa di cocomero. Sarà vero, non lo so. Però, cosa pensavate? Che tutorial sul cetriolo pensavate che facevo? Malpensanti, cosa pensavate? Comunque, proviamo perché sono curiosa. Sono 4 giorni che ho sto cetriolo che si è mosciato in frigo. Ecco, ma voglio provare. Allora, proviamo con un pezzetto. Lo mettiamo nello zucchero. Guardate che è vera sta cosa, non sto dicendo una stronzata, eh. Chi segue TikTok lo sa. Ci sono centinaia di sti video che fanno vedere che provano sto cetriolo con lo zucchero. Io potevo fare a meno di provarlo. Avrei anche potuto a 50 anni dire, ma chi te lo fa fare? Hai voglia di cocomero? Vai, te ne compri uno bello grosso e te lo mangi. Però, ho detto, proviamo. Andiamo? Speriamo non siano come le patatine al porco, ma
Ma vi dirò, non so sto 95% che rimanevano a bocca aperta dicendo sa veramente di cocomero, di cosa si erano fatti. È buono, vi giuro. Vi giuro che è buono, eh. È zucchero, che non pensate che sale, sto mentendo, perché anche perché non potrei mai mettere tutto sto sale qua, no? Vedete? Vi dico la verità, è buono. Sa, da 1 a 10, da 1 a 10 sa d'anguria 3. Secondo me sa di cetriolo con lo zucchero. Cambiate spacciatore, perché tutti quelli che ho visto, io vi giuro, voi andate su TikTok e cercate dove c'è i video. Andate su TikTok e dove c'è la ricerca, cercate cetriolo con zucchero, cercate quello, lì vi vengono fuori tutti i video che hanno fatto col cetriolo con lo zucchero, ce ne sono una centinaia. Io ne ho guardati una ventina e tutti quanti dicevano: oh, è vero, sa di cocomero, è vero, sa d'anguria, incredibile. Io sapete che non sono capace di mentire, non vi dico bugie. Potrei aver detto anch'io: ah, è vero, sa. Un cazzo, cioè. Cetriolo, cetriolo con lo zucchero, sa. Cioè, non. Già si può dire che il retrogusto del cetriolo anche sa un pelettino d'anguria anche senza zucchero, secondo me. Ma con lo zucchero è buono, e provatelo. Voi provatelo. Provatelo con lo zucchero, è buono. Non è, ma non è, non fa schifo, perché sapete che io l'avrei detto se faceva schifo. No, è buono, ha un gusto fresco e piacevole. Secondo me, prendere un cetriolo e frullarlo, fare una centrifuga e metterci un po' di zucchero sarebbe ancora meglio. Però non sa d'anguria, non sa di cocomero, cioè è cetriolo con lo zucchero, cioè. Secondo me questi si lasciano un po' prendere perché tutti dicono è vero, perciò anche se non è vero dicono è vero, ma non è un cazzo vero perché non sa d'anguria, cioè. Non vedevo l'ora di provarlo per poter dire anch'io: ah, è vero, sa d'anguria, no. Sa di cetriolo con lo zucchero, però è buono, vi posso assicurare, provatelo, è buono, ha un gusto piacevole, non è cattivo, però non sa d'anguria. Vabbè, detto questo ragazzi, è domenica, ok? È domenica, ormai sono quasi le 6 di sera. Spero di riuscire a caricare questo video già oggi, stasera, se mi carica per le 7, le 8, altrimenti lo carico domani. Dovevo farla live e mi scuso con tutti che non l'ho fatta, però è venuta mia zia, non quella, un'altra, che mi ha portato le patate. È venuta una mia zia, è venuta alle 3:30, così è andata via mezz'ora fa. E perciò dovevo fare la live alle 4, 4:30 così, però non l'ho fatta perché appunto è venuta lei col suo compagno. Sono stati qua 1:30, quasi 2 ore. E che mi hanno portato le patate, quelle, se vi ricordate, ancora 2 anni fa che vi dicevo che mi portate patate, ecco. E perciò è saltata la live.
Ecco, e niente, vi mando un bacio, vi ringrazio. Se vi è piaciuto mettete like. Ciao bigotte, vedete che penso anche a voi. Comprate un cetriolo, impucciatelo nello zucchero e fatemi sapere se sa d'anguria. Kiss.